Ciao amici e benvenuti in questo secondo video di Solo Fitet, chiacchiere e distintivo. Io sono Giulia e dopo il passaggio introduttivo di Alberto Vermiglio do oggi la parola a Bruno Di Folco che ci parlerà dei contributi post Covid-19 che la federazione ha previsto per le società. Non prima della sigla. Un saluto a tutti gli amici di SF Chiacchiere Distintivo. Oggi parliamo dei contributi che la nostra federazione ha previsto per il dopo coronavirus. Nei giorni scorsi sul sito federale è apparsa una news che invitava tutte le nostre società ad andare a verificare sulla propria pagina intranet di appunto l'ammontare di questi contributi e di questi premi, perché come spiegherò dopo si tratta sia di contributi che di premi previsti. Era un po' difficile trovarlo, diciamo che bisognava fare tutto un percorso, andare nella parte dedicata alla società, in documenti, una cosa abbastanza inusuale perché di solito i documenti che ci invia la federazione sono solo nella bacheca, però poteva essere spiegato meglio, ma va bene, ci siamo arrivati un po' tutti. Che cosa diceva questa lettera? Diceva quello che già riportavano le slide della nostra federazione qualche settimana fa, e cioè il 30% dell'affiliazione, del costo dell'affiliazione, del costo dei tesseramenti e del costo delle iscrizioni ai campionati regionali e nazionali ci veniva restituito, o meglio, per ora è solamente indicata la cifra, nei prossimi giorni probabilmente ci sarà appunto la restituzione di questa cifra. Ma il 30% è giusto? È poco? Altre federazioni hanno fatto una scelta diversa. Altre federazioni hanno dato il 100% di quelle quote, creando una liquidità per le nostre società sportive. La nostra federazione ha preferito dare delle gratuità per il prossimo anno agonistico e una restituzione di quote già versate dalle nostre società solo al 30%. Che cos'è questo 30%? Come è formato? Le quote di affiliazione già pagate a giugno del 2019, le quote di iscrizione ai campionati nazionali già pagate a inizio luglio del 2019, le quote dei tesseramenti dei tecnici e degli atleti già pagati a settembre 2019 e le quote dei campionati regionali. Qua il tempo varia un po' perché alcune regioni si fanno pagare a luglio e altre regioni bisogna pagare appunto l'iscrizione ai campionati a settembre. Quindi sono tutti soldi usciti dalle casse delle nostre società circa un anno fa. La restituzione avverrà nei prossimi giorni, circa un anno dopo. Una restituzione a mio avviso dovuta, perché è vero che l'attività si è svolta, ma si è svolta parzialmente. Il primo marzo si sono interrotte tutte quante le attività sportive e per 4 mesi non si è svolto nessuna gara, nessuna manifestazione. Quindi la restituzione di queste quote mi sembra quantomeno doverosa. Altra parte del contributo sono i premi. I premi perché vengono dati? Vengono dati perché si raggiungono determinati risultati dopo un anno di attività agonistica. Ci sono premi per tutte le categorie. E veniamo quindi all'errore che secondo me è stato il più grande fatto dal presidente federale e dai consiglieri federali: attribuire totalmente l'importo per il premio Mazzi. Il premio Mazzi, se prendete appunto il regolamento attività individuale, parte specifica, nell'ultimo articolo, l'articolo 22, al primo comma c'è specificato che l'ammontare di questo premio viene tutti gli anni deciso e comunicato alle società sportive e viene deciso dall'organo preposto. L'organo preposto è la Commissione Nazionale Gare a Squadre, che è decisa, nominata dal Consiglio Federale. Quindi mancava l'ammontare di questo premio. Quant'era l'anno scorso? L'anno scorso era 70.000 euro per l'attività individuale, quindi 2 tornei giovanili che si sono svolti a Terni e il campionato italiano che non si è svolto,
e i 25.000 euro destinati all'attività giovanile a squadre. La cosa più normale sarebbe stato non attribuire come minimo quei 25.000 euro, inoltre a attribuire in parte, appunto la parte svolta, il premio per i due tornei giovanili. I due tornei giovanili danno una percentuale di punti di questa classifica 30% del totale. Quindi, secondo me, la cosa più normale sarebbe stata attribuire il 30% della cifra attribuita per l'attività individuale giovanile, e cioè 30.000 euro. Con gli altri 70.000 euro si sarebbe dovuto fare un castelletto, un salvadanaio, che appunto si poteva distribuire a tutte quante le 620 società. Quando adesso le nostre società riapriranno, ovviamente andranno incontro a delle spese, già lo stanno facendo in questi giorni: i costi della pulizia dei tavoli, l'acquisto di mascherine, insomma tutti quei costi che saranno purtroppo da affrontare per tutte le società sportive sono molto simili sia nella società grande che ottiene risultati, che ha i migliori giovani in Italia, e sia nella società che magari ha solo un'attività amatoriale. Poi c'è il premio Cini. Il premio Cini gli altri anni era di 40.000 euro, quest'anno non era stato ancora deciso l'ammontare. Se andate sempre in quel regolamento che vi ho detto prima, all'articolo 21, anche qui c'è scritto che l'ammontare verrà deciso dall'organo preposto. L'anno scorso era 40.000 euro, si è svolto, diciamo, l'attività agonistica per un 80%, calcolando appunto che i tornei a squadre sono stati dichiarati terminati. E quindi si poteva anche qui risparmiare un 7-8 mila euro da mettere in quel castelletto, in quel salvadanaio per tutti. Poi c'era l'attività paralimpica. Se guardate bene, lì c'è l'ammontare definito. All'interno dei regolamenti trovate l'ammontare che equivaleva a 12.000 euro. Poi il Consiglio federale l'ha aumentato. Questo è un bene, per aumentare appunto la platea che può accedere a quei contributi. E poi c'è il progetto racchette di classe, non svolto totalmente, ma diciamo, essendo attività promozionale, ha un senso attribuirlo, e poi non mi risulta non siano grandi cifre. E poi c'è il progetto Italia. Parliamo anche un attimo del progetto Italia. Da circa 3 anni non si pubblicano gli elenchi dei ragazzi, i più bravi che ci sono in Italia, quelli almeno scelti dal settore tecnico, e questo progetto Italia prevede dei contributi specifici per le società che hanno in carico questi atleti. All'incirca sono 40 maschietti e 40 femminucce. Questo elenco è sconosciuto. Tra virgolette, abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo attraverso l'elenco che la FITET è stata obbligata a fare, perché, come avete visto, il precedente DPCM permetteva ai ragazzi di interesse nazionale a cominciare subito l'attività agonistica. Quindi la federazione si è vista costretta, suo malgrado, a pubblicare quell'elenco. Ovviamente non è stato pubblicato mai l'elenco dei contributi che vanno a quelle società sportive. Questa mi sembra una mancanza di trasparenza gravissima, che ormai va avanti da più anni. Andiamo avanti. Quindi contributi, premio Mazzi, premio Cini, racchette di classe, progetto Italia, attività paralimpica. Questi sono tutti soldi che erano già stati stanziati all'inizio dell'anno, quindi l'emergenza coronavirus veramente non c'entra nulla. E vediamo quindi al punto la liquidità per le società sportive. Questa liquidità per ora non è stata creata. Il 30% che verrà dato nei prossimi giorni per alcune società, per io direi 200-300 società,
si parla di 100 euro, 150 euro. Non è questa una liquidità che può permettere un inizio difficoltoso con le spese che dicevamo prima. Vorrei anche dire che il ministro Spadafora nelle settimane precedenti ha fatto più volte cenno ai soldi che sono stati destinati dalla società governativa Sport e Salute SPA alle federazioni sportive nazionali, e sono soldi che è stato dichiarato più volte sono per far riniziare all'attività sportiva per le società dello sport di base. Quindi non sono i soldi che vengono dati con quelle meritocrazie che abbiamo visto prima, con il premio Mazzicini, eccetera. Sono soldi che dovrebbero essere equamente suddivisi. Lo stesso Giovanni Malagò nelle settimane scorse ha detto che le federazioni non devono destinare tutti i soldi dell'attività olimpica che non si è svolta. Ricordo che le Olimpiadi di Tokyo 2020 non si svolgeranno quest'anno, ma l'anno prossimo, speriamo. E i soldi spesi, non spesi per quel tipo di attività, devono essere destinati alle società sportive di base. Quindi le scelte fatte dalla nostra federazione sono molto differenti. Per ora si parla solo di contributi già previsti e di una restituzione di soldi che già le nostre società avevano versato alla stessa federazione. Le gratuità per il prossimo anno le dobbiamo verificare. Dobbiamo verificare intanto se l'attività parte, in quanti riusciranno a farla partire. Quindi dire che è un contributo di 1 milione di euro, non, diciamo che è molto molto azzardato. Aspettiamo i prossimi contributi, perché mi sembra, da quello che ha detto il ministro Spadafora e il presidente Giovanni Malagò, ce ne debbano essere altri. Un saluto a tutti voi. Per restare sempre connessi con noi, iscrivetevi al canale dove troverete le registrazioni di tutte le live e mettete mi piace alla nostra pagina Facebook. Ciao e buon tennis tavolo a tutti!